E adesso parliamo della Gazzetta del Mezzogiorno, perché l'editore Mario Ciancio Sanfilippo ha dichiarato al CDA uscente del giornale la volontà di porre in liquidazione la società editrice, la Edisud. Noi siamo in collegamento telefonico con Gianfranco Summo del comitato di redazione della Gazzetta del Mezzogiorno. Gianfranco, bentornato qui su Cittadella, la radio. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Ieri pomeriggio lunga riunione in videoconferenza. Ecco, voi affermate con amarezza che il comandante abbandona la nave. Com'è la situazione? La situazione è come una specie di videogioco dove ogni volta che pensi di aver ucciso il peggiore dei mostri ne spunta uno nuovo. E in questo momento il nuovo mostro è l'ipotesi di liquidazione, una manifestazione di volontà dell'azionista Mario Ciancio Sanfilippo. Appena rientrato in possesso delle quote della Edisud dopo le sue vicende giudiziarie, e ci aspettavamo un rilancio al quale eravamo pronti a concorrere anche con ulteriori sforzi da parte della redazione, da parte dei lavoratori del giornale per rilanciare insieme il giornale. E invece ci siamo trovati di fronte a questa amara sorpresa. Un capitano, appunto, come abbiamo scritto, che sembra voler abbandonare la nave in mezzo alla tempesta. E questo ci ha messo in grande difficoltà perché l'ipotesi di liquidazione alla quale Ciancio ha dimostrato di voler accedere è la peggiore delle ipotesi, un'anticamera di chiusura del giornale. Gianfranco, 18 mesi di battaglie, ti chiedo, così secco al volo, e ora? E ora noi non ci fermiamo. Noi continueremo a lottare per il giornale, per il nostro giornale, per il giornale dei pugliesi e dei lucani, perché il giornale, prima ancora che degli azionisti e di chi lo fa ogni giorno con fatica e con amore, e di chi lo legge ogni giorno come compagno della vita quotidiana di tutti, il giornale è un bene collettivo. L'azionista ha un valore sicuramente fondamentale in termini imprenditoriali. Noi non vogliamo certo negare il significato dell'imprenditorialità, ma lo guardiamo anche nell'ottica costituzionale. C'è un valore sociale nell'impresa che non può essere ignorato e dimenticato. Gianfranco, siamo in chiusura. Al volo, quante sono le persone coinvolte, i dipendenti? Ci sono oltre 200 famiglie che in questo momento stanno lottando e che noi ci onoriamo di rappresentare tutti, perché il giornale è un bene collettivo e quindi si salva tutti insieme. E quanti anni di vita ha la Gazzetta del Mezzogiorno? La Gazzetta ha 133 anni di vita, da oltre un secolo ha attraversato tutto il Novecento, è il giornale che non ha mai smesso le pubblicazioni nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata la prima voce libera dell'Italia liberata e dell'Italia dopo l'armistizio, è stata testimone di tutti i passaggi epocali, generazionali e sociali. Assistere alla distruzione di un giornale con questa storia è un delitto collettivo al quale non possiamo guardare senza far nulla. Non dobbiamo aggiungere altro. Grazie a Gianfranco Summo del Comitato di Redazione della Gazzetta del Grazie a Mezzogiorno. voi.